Allora, riprendiamo la diretta, mi sono fermato per bere anch'io. Quindi Raffaele Carone, dicevo, il nostro vicepresidente, uno dei cuori pulsanti della nostra associazione, insieme a Antonio, non fare gesti, siamo in diretta. Pulsante, presidente. Vabbè, è così, è l'età purtroppo, poi è l'effetto della corsa e qui il buon Matteo Simone può indagare su questo stimolo che ogni tanto scatta agli atleti, mentre c'è Antonio Cicerale, motore Landini, motore Fiat 6,40, non muore mai, un allenamento a settimana, allenamento da 20 km o 26 km come oggi, il nostro tesoriere, quindi il responsabile della gestione non solo della nostra economica della nostra associazione, ma anche della marcia, ed è lui che poi si occupa dei premi per gli atleti e per le senza portafogli quindi dei premi delle società e degli atleti, mentre il nostro Tony Mais, oltre ad occuparsi, Antonio Totaro per gli amici Tony Mais, oltre ad occuparsi dell'allestimento della zona partenza e arrivo, è uno degli amici che gestisce poi le gare giovanili. Quindi andiamo ancora avanti con Iole Limase, il nostro tecnico, una delle new entry della nostra associazione. Un attimo solo, vediamo Renato Lariccia, il nostro ingegnere, come vi ho detto nell'altra diretta, un plurimaratoneta nella marcia della solidarietà. Lui è uno dei responsabili del percorso, la persona che si occupa del piano di sicurezza, del piano della viabilità, e quindi se corriamo in sicurezza, se corriamo in condizioni decenti, quindi il merito è sicuramente suo, è sicuramente del grande lavoro che da un anno all'altro lo fa per noi. Ancora, mentre mi devo accostare perché sta arrivando una macchina a velocità elevata, quindi per la sicurezza dei ragazzi lo facciamo passare. Andiamo ancora avanti con gli ultimi amici di questo allenamento, gli ultimi soci presenti a questo allenamento, e vi vado a presentare, ne approfittiamo anche per salutare l'uomo della torre, Orazio 40, il responsabile del ristoro alla torre, quindi al giro di boa del settimo chilometro. Poi ancora c'è Matteo adesso con la visiera, il cappellino nero, che si occupa, l'anno scorso presidiava il percorso, da quest'anno, visto che l'abbiamo arruolato nella nostra associazione, si sarebbe dovuto occupare della logistica degli atleti, quindi soprattutto delle indicazioni lungo il percorso. Ne approfitto, adesso non ci sono atleti, per farvi vedere lo scorcio della nostra campagna, quindi ancora con gli alberi di olive di Peranzana, e poi avete visto con la maglia con lo smanicato arancione Teonico Coppola, che è colui che gestisce le iscrizioni delle gare non competitive. Siamo con i ragazzi per i ragazzi e per gli atleti, le persone che vogliono cimentarsi nella passeggiata. Ancora un altro rallento, ancora per far passare un altro amico in macchina che sta seguendo il gruppo.